Per la quinta giornata del campionato giovanissimi Elite Fascia B, la Lazio ospita il Campus Eur. I biancocelesti di Cardone scendono in campo con Benvenuti tra i pali, Talamonti, Pollini, Migliorati e Vitale in difesa, Adilardi e Calderoni a centrocampo, Santilli, Mari e Castigliani dietro l'unica punta Serafini. Rispondono gli ospiti di Mister Pinzi, Consigliato tra i pali, Valiante, Felicioni, Pulciani e Trinca in difesa, Quintili, Contini e Zagaria a centrocampo, Piras, Fattorini e Monti in avanti. Partenza a razzo della Lazio, già dopo appena due giri di lancette, Mari intercetta il rinvio troppo corto del portiere ospite e Serafini lo punisce con un destro potente e preciso che si infila all'angolino. Il Campus Eur accusa il colpo e per poco non capitola nuovamente subito dopo. Felicioni, da ultimo uomo, liscia completamente il pallone e Serafini glielo soffia. Provvidenziale stavolta Siliato a respingere il tiro ravvicinato dell'attaccante. È la Lazio a gestire il possesso e ad alzare il ritmo a proprio piacimento, ma soprattutto a dare la sensazione di poter colpire da un momento all'altro. È il sedicesimo infatti quando sugli sviluppi di un corner guadagnato e battuto da Mari, Castigliani gira in rete senza neanche saltare. Dopo il raddoppio, biancocelesti nuovamente pericolosi intorno alla mezz'ora con un'azione manovrata conclusasi con il diagonale strozzato di Santilli. Sarà proprio Santilli a riprovarci più tardi, ma si dovrà accontentare solamente di un angolo dalla bandierina. Il colpo di testa di Capitan Pollini è però fuori misura. La contesa potrebbe incredibilmente riaprirsi in avvio di ripresa. Al quinto Franco pasticcia e si fa soffiare il pallone da Zagaria, che invece di sfruttare l'ampia prateria davanti a sé tenta un improbabile pallonetto. Benvenuti ringrazia e raccoglie il pallone sul fondo. Hanno usato il pericolo, le aquile tornano ad affilare gli artigli. Al settimo Serafini va via sulla corsia di destra e dopo essere entrato in area indisturbato non perdona davanti alla porta. Doppietta personale e quinto centro in campionato per il numero 9 biancoceleste, che non pago ci prova invano di testa al 12esimo sul cross di Pollini e al 18esimo con un mancino che termina alto sopra la traversa. Il risultato già ampiamente in cassaforte potrebbe essere più ampio, ma al 25esimo prima Franco e poi Ancillai colpiscono due pali in rapida successione. Il nuovo entrato Ancillai sale in cattedra nel finale. Intorno alla mezz'ora sciupa una ghiottissima chance concludendo debolmente da due passi e poco prima del recupero si guadagna un calcio di rigore che solamente l'arbitro non ravvisa. La respinta di Siliato per opporsi alla girata di Mari, imbeccato in verticale da Serafini, è l'ultimo sussulto di un match mai realmente in discussione. Finisce 3-0 al Melli, tutto troppo facile. I biancocelesti di Cardone rispettano i favori del pronostico, salgono a quota 13 punti e mantengono la vetta della classifica insieme all'Ostia Mare.